Che sarebbe stata serata Go stasera, ma dato che ieri abbiamo fatto partita Go, domani ci sarà un'altra partita di Go, un po' spazio anche allo Shogi. Perciò stasera serata Shogi con gli amici, eccezione degli Shogi, chi ci raggiunge e con chi giocheremo, e si prevede qualcosa di un po' interessante, un po' diverso dal solito, che va sempre bene. Per esempio, dobbiamo cominciare. Abbiamo da parte Radamantis, che abbiamo potuto conoscere qualche stream fa, che abbiamo analizzato la partita tra lui e Frank. E dall'altra parte Grand Funk R, che non conosco, penso sia uno dei nuovi acquisti del gruppo di Shoki. Se la stanno dando di santa ragione, devo dire. Paracadutaggio nell'alfiere me lo sarei aspettato, non lo so prima. Abbastanza. È stata abbastanza avventuriera quella giocata. La torre, ok, apre qui. Questa non mi piace. L'abbiamo vista. Intrigante, intrigante come situazione, come partita. Intrigante, devo dire. Bene, vediamo se qua qualcuno ci raggiunge. Altrimenti magari partiamo già con una partitina così. Ok, ci sono. Alessandro.
vediamo. Mi metto in wait. Vediamo, vediamo cosa succederà. Levers, uno danno. No, grazie. Speravo in un qualche compaesano. Oh. Compaesano, non so se sia corretto. Mizzo. Potrebbe essere lui? Alessandro Rosso, penso. Oh, negadishimas. Chiediamo subito. Facciamo che... Ok, quindi siamo ufficialmente contro Alessandro. Alessandro di non so dove, che fa parte appunto dell'associazione italiana di Shogi. Direi che ad Alessandro gli facciamo assaggiare il nostro villaggio turistico. Ok. Cercherò di andarci piano, dai. Andiamo. Strategia avrà in mente? Facciamo così. Ok, andiamo avanti con il nostro villaggio turistico. Vi ricordo che nel villaggio turistico lo scambio delle fieri ci porta un po' di svantaggio, quindi non vogliamo fare lo scambio di alfieri. Penso di aver capito cosa vuole fare. Ma non ci... non ci fa paura. Questa non so se sia una mossa buona per lui. Attenzione. Ok. Allora, abbiamo due pedoni catturati, ma il fatto che non abbiamo nessun pedone promosso ci impedisce di poterli paracadutare. Stiamo molto attenti, ragazzi. E quindi il viaggio turistico comunque è fatto. Stiamo a vedere come va avanti la partita. Ok. Quasi quasi.
Semplice. Aggressiva questa. Non catturare. Non catturare me. Non catturare. È sbagliato catturare. Non catturare. Non catturare. Ok. Questa penso sia un altro errore, perché avrei preferito far avanzare il pedone, che così è difeso dalla torre e non mi permette di promuovere, cosa che invece posso fare così. Così minaccio la torre e sono tante brutte cose. È vero che la torre può andare... Ora la torre pedone. Giusto. Ah, io. Semplice. Difendiamo ancora. Vediamo cosa si inventa. Bella questa. Molto bella. Chi è arrivato? Ci sono. E sei Alessandro te? No, sono Fulvio Radamantis. Ah, Radamantis. Ok. Sto guardando la vostra partita. Come ti sembra? Ma è interessante. Sto cercando di metterlo un po' alla prova, perché mi ha fatto qualche errorino e boh, adesso vediamo se giocherò il gatto col topo e poi dopo di sicuro perderò malamente come sempre. No. vediamo. Ma ho visto prima che te stavi giocando contro Gran Funky R. Sì, Dario è nel nostro gruppo. E, ma che eravate in una partita di torneo? È quella Ice. Dopo ci sei anche tu, credo, no? Vedere? Mi sa di no, perché non ti sei mai iscritto. Ma... l'ha iniziato... Allora, in realtà doveva essere la, diciamo, stanza d'allenamento, no? Perché okay. L'idea era nata appunto per in modo tale che ci conservavamo tutti i kifu in una sola stanza, cioè in una sola stanza pagina, erano consultabili da tutti. Però la brutta sorpresa è stata che, essendo che comunque il formato dell'81 Dojo è
torneo, lui non ti permette di giocare due volte con lo stesso giocatore, o meglio, ti permette di giocare due volte, ma ti salva soltanto una volta. Ok. Il Khifu, e quindi non serve a niente, cioè. Giustamente. Quindi, cioè, perde il senso per il quale ho pensato di mettere su sta cosa. Boh, vediamo se troviamo qualche altra soluzione. Ok. Ok. Comunque questa partita ce l'hai in pugno, no? Sì, non riesco... So che adesso farò una cavolata e la perderò. Come quelle che ho visto con cos'è, Sakura. Sì. Ho visto una partita tua ultima. Ad esempio. Che ce l'avevi proprio in pugno, poi hai fatto una pirlata alla fine. Esatto. Sì, perché ogni tanto mi sfugge il fatto che la torre e l'alfiere possono dare scacco da molto distante, e quindi non li prendo neanche in considerazione. Che alla fine, tutto sommato, non c'è motivo per dimenticarsi, però riesco lo stesso. Vediamo se... Beh, manca tutta l'ala destra della scacchiera. No! Ok. Sì. No, queste cose. Andata. Vuoi una con me? Aspetta che volevo capire se si unisce. In audio, dici? Sì, che... sì, aspettiamo. Vediamo se la commentiamo. Ehi, ciao Akko. Vediamo se arriva. Ah, ci abbiamo i grandi fans tutti riuniti. Allora un saluto alla taverna. Sì, cioè, più che altro vediamo se ci raggiunge, che così la commentiamo un attimo. Stati un paio di... Eccolo, è arrivato? Alessandro, sei tu? No. Non è Alessandro. Sul canale generale vedo sempre solo io e te. Infatti. Mi sa che non... Mi risponde, c'è ancora? Vediamo. Vediamo. Telegram, ma non ha scritto. Allora, aspetta, provo a scrivere io un attimo. Scritto? Ok, l'ho scritto. Ciao Harry, 55 pollici, allora sarà un grande spettacolo. Ma non si può vedere la... Su YouTube si può vedere dalla Smart TV, no? Perché io ho guardato, non c'è un'applicazione su Smart che ti riproduce Twitch. Non so, perché... Beh, mi sembra strano, sicuro che non riesci a entrare su Twitch, perché loro hanno una TV, e quindi se mi stanno guardando... su 55 pollici vuol dire che si riesce. Sì, no, allora devo, cioè, poi la ricerco meglio se c'è. Perché mi fa un po' strano che non ci sia, diciamo, un'interfaccia Twitch per Ok, ha detto che esiste, quindi ti aspettiamo lo sfidante qui, Alessandro. Thank you.
E niente, e quindi te invece, Radamantis, le stai prendendo malamente dai vari Dan? Sì, la sto prendendo raramente, brutalmente. Ho giocato contro della Mongolia, mi ha dissanguato. A parte, vabbè, io ho visto, cioè in settimana avevo fatto una ricerca su di lui, e sti cazzi, cioè ho visto che gioca da tipo 10 anni, ha fatto da lì la World Shogi League dal 2016 in poi, se le ha sparate tutte, quindi ok, non è che avevo pretesa di battere, no? Sì, sì. Meno mettere un po' più in difficoltà, proprio massacrato totalmente. Fatto subito in apertura un errore e con quelli un errore non puoi farlo, perché, sì, immagino sanno puoi colpire, perché alla sera faccio tante amichevoli, più che altro non faccio quelle rete, faccio amichevoli con vari giapponesi, però che i giapponesi da vicino anche al Dan, che se non sono Dan, se sono tipo 2-3 Kyu, cioè ti massacrano lo stesso, cioè. Diciamo che sono capaci di prenderti dove meno te l'aspetti, dove fa più male sempre. Comunque, piccola nota di merito, loro non stanno guardando dalla TV, ma hanno attaccato il cellulare alla TV, quindi in realtà, ah ok, sì, ecco il trick, mi torna, perché io l'avevo cercata, non l'ho trovata. Mi fa strano, però proverò a guardare. E per quanto invece riguarda la song, devo ancora ascoltarla, l'ascolterò stasera tardi. Era una risposta, uh-huh, alla chat, okay, okay, che qua chiedono. Ok, e tu quanto stai giocando? Parecchio, cioè fai una partita al giorno più o meno? Avevo iniziato con una partita al giorno, ultimamente purtroppo tra una cosa e l'altra ho abbassato un po' il ritmo e infatti un po' che non giocavo. Penso che l'ultima partita che ho fatto sia stata forse, non lo so, tipo 5 o 6 giorni fa, fai una settimana. Quelle che hai caricato le ho viste tutte, quindi se poi ne hai fatte altre non lo so. No, è che allora mi duole ammetterlo, ma ne ho fatte qualcun'altra, ma mi faceva tanto brutto che le avevo perse malamente, che non ho voluto spostarle su YouTube, perché voglio dimenticarmi di quelle partite. Però sì, comunque ultimamente sto giocando veramente poco. Allora, aspetta che ha chiesto dov'è che si faceva qua in vita. Ecco, è in arrivo anche Alessandro, e quindi però appunto, dato che c'è ormai imminente, insomma mancano 2 settimane, però tra 2 settimane c'è il torneo di un marzo da leoni, e allora no, ogni tanto dico devo comunque giocare, sennò dopo va a finire che mi battono tutti. A me capita che gioco benissimo le amichevoli e faccio cagare nei tornei. Come può succedere una cosa del genere? Non lo so. Quindi ok, è entrato Yume Mizoshi. Sì, è entrato. È entrato, deve entrare. Il doppio clic su generale. Bisogna dirglielo in qualche modo. Telegram. Ok, ce l'abbiamo. Ah, ok. Dovremmo averlo. Vedo che però c'è il microfono muto. È muto. Vediamo. Mute. Attenzione. Magari ci sente, magari no. Comunque, se ci si può iniziare del
Vedete, è che non ti sentiamo. Wow, no. Oddio. E... evitiamo, evitiamo di scrivere sulla chat cose compromettenti, per favore, viewers. Sì, sì. Ah, mi sono connesso senza di... Allora, okay. Shovel in inglese è pala, giusto? Sì. Sarebbe spalatore. Esatto. E quindi sarebbe pick, okay. Lo spalatore, esattamente. In realtà la... Allora, c'è... Grazie per la domanda. E... Nel senso che prima o poi doveva arrivare. Praticamente Pig è il soprannome che mi porto dietro da l'alba dei tempi. E quindi Pig è... E Pig è sempre rimasto lì e rimarrà sempre lì. Non è tanto per maiale, è diventato qualche il maiale. Pig. Pig. Mentre The Shoveler sarebbe più non proprio lo spalatore, il badilatore, perché sono un amante delle corse, delle gare, diciamo. E c'è stata una gara che mi hanno curva e mi ero operato, per non dire diversamente, al punto che nella mia furia omicida ho iniziato a guidare come un pazzo furioso, al punto che gli amici fuori che mi stavano guardando hanno detto: qualcuno dica al Pig che ha in mano un volante e non un badile. E allora... Ah, ok, quindi macchine, non moto, cioè sì, no, macchine, macchine. Corse di macchine, esatto. Wow. E quindi alla fine è diventato il mio nome da battaglia, il badilatore. E... Ok, mi è chiaro. Ti spiegherò invece il mio. Il mio antimatico. Vedo che c'è. Io vedo. Studio host status to Shoveler. Cioè, ora vedo che sta iniziando le mosse, no? Che hai mosso. Esatto, stavo iniziando. Ah, ok, l'ha fatto lui. Non lo so. Boh. No, è che se n'è andato. Ah, ok, se n'è andato. Allora, è che... Aspetta che... Volevo... Una review commentata. Se... Non puoi sentire. Ha poco senso. Guardate il video. Ah, ok. Va buono. Allora, questo è il commento per Mizoshi. Allora, lo faccio in fretta, così dopo facciamo una partita anche con Radamantis. Qui hai fatto un errore che non hai protetto l'avanzata di questo pedone. E l'avanzata di questo pedone di solito si difende così. Questa è una cosa da fare assolutamente, se no rischi tante cose brutte. Te invece sei continuato imperterrito, allora ti ho concesso il beneficio del dubbio. E il beneficio del dubbio è andato avanti per molto tempo. Fino a che qui, questa... Non dovevi farla assolutamente, perché era... Non ho capito il senso di questa, ma non era da fare. Ok, questa era... Volevo chiudere il villaggio turistico e l'ho voluto chiudere, quindi... Infatti lo con piacere l'ho rivisto. E infatti era per testare le nuove leve,
come si comportano. Ok, qua ha fatto avanzare e mi è piaciuto il alfiere così. Però questa, come detto in diretta, secondo me era meglio fare questa. Perché l'alfiere sta bene lì dov'è. E poi qui sono successe un paio di cose. Un attacco ben congegnato. Ok. E poi vabbè, qua in fondo è stata questa. Assolutamente no. Assolutamente no. Non si fa. Non si fa così. Anche perché il tuo generale d'argento è difeso sia dal generale d'oro che dall'alfiere. E quindi non credo che scambierai il mio alfiere promosso per un generale d'argento. Di conseguenza dovevi pensare a qualcos'altro qui. Magari anche questa poteva essere un'idea, che un paio di minacce, cose strane. Ok, invece con questa qua ho iniziato ad attaccare come un pazzo. E anche questo alfiere mosso qui non lo apprezzo per niente. E qua non hai visto il cavallo, che vabbè, ci sta, insomma. Direi che tutto sommato vediamo, perché io stavo pensando, vediamo se riesco a farti scacco matto, perché non è così semplice. Allora, cioè, allora stavo pensando a questa. Però lui può benissimo giocarmi anche un pedone qui. A questo punto che fare? Sarebbe da muovere l'alfiere. Bisognerebbe fare cose pazze, tipo no, questa non funziona. No, scherzavo, non questa. No, dovrei muovere l'alfiere. No, io avrei sparato. Faccio questa? No, perché lui ti mangia con il gold, sei punta a capo, perché poi con la torre non puoi mangiare uguale. Vero. Provi a mettere l'argento sotto il pedone, lui non te lo può mangiare perché l'argento sotto il pedone è inchiodato. No, sotto. Sotto il pedone, giusto? Perché così dici. Idea, e poi magari vediamo se sì, ha senso. Allora, lui a sto punto cosa può fare? È che ha un bel po' di pezzi. Perché dopo avrei fatto. Dopo potevi avvicinare. Sì, può scappare. E la fuga. Sì, diciamo che quell'alfiere in 2A è morto, nel senso, cioè è lì, sì, ma non fa niente. Esatto. Che è una cosa. Bisognerebbe che renderlo un po' più attivo. Però ora se lui mangia col gold, tu avanzi di con la torre, il sì, drago, sì. E poi il matto è imminente, perché poi anche avanzando col drago liberi la via all'orso, all'alfiere promosso. Sì, bisogna un attimo guardarsene un po', ma adesso è effettivamente è una situazione abbastanza vantaggiosa. Su questo non c'è dubbio.
Esatto. Quindi poi lui mangerà il... Hai liberato la fila. Sì. Questo non è matto. Esatto. Si può o in 8 e scappare in 8 e sì, no, beh, lui poteva scappare anche in 8 e ah, sì, no. Sì, sì, poteva... però sarebbe stato matto poi. Sì, che dopo sì, lui poteva andare mettere anche il qua in 8 F era matto. Esatto. A quel punto, se lui, come hai messo prima, interpone il pezzo, sì. Sì, penso possibili variazioni ci sono, ma va sempre a finire così. Sì, invece... ma no, poi ti ripeto, è arrivato un punto della partita che c'era proprio la... non mancava proprio tutta la parte della scacchiera destra, quindi sì, cioè in un modo o nell'altro lo catturavo. E invece questa qua, dicevamo, metti il cavallo, quindi lancia il cavallo, lancia il cavallo e lui può solo scappare in... No, ah no, è che tocca a me, tocca a me. Ah, ok, tocca a te. Ma a quel punto mangiali il cavallo. Ok. Lui... ok, lui o prende o scappa. Sì. Vabbè, in qualsiasi caso... dici... ho comunque due generali d'oro che lo... Sì, a quel punto... ci voleva un silver al posto del gold. Però sì, anche col gold è morto uguale. Sì, anche se scappasse in questo caso comunque alla fine non scappa, è finita. Se sì, scappa è finita perché gold è... Sì, il gold mi protegge anche due. Va buono, va buono. Direi che spero sia stata una review abbastanza approfondita. Alessandro del futuro che ci guarderà e dirà wow, che bello. E quindi avanti il prossimo. Via contro. Avanti il prossimo. Allora, io mi sto esercitando così. Mi metto in weight a 5.30, che secondo me come practice è il massimo. Cioè, okay, anche 0.30, ma se non si è abituato è troppo. Quindi 5.30. Ok. 5.30 va bene. Quindi molto veloce. Molto veloce. Vediamo come va a finire. E attenzione. Allora, onegashimasu. Ora cosa posso giocare contro di te? Quello. Farò di nuovo il villaggio turistico. Poi ho una voglia matta di provare a giocare dal vivo a Shogi, solo che con questo coronavirus. Hai fatto poi la presentazione a Pisa che mi avevi detto? Sì. Adesso non so se pubblicare il video, però c'è il video da qualche parte nei meandri dell'internet. E a parte il fatto che alcuni dicono che ho un tono talmente basso che faccio addormentare le persone, cosa che non è la prima volta che mi dicono e che quindi non posso dire di no, però è andata bene, nel senso che ho dato giusto un'infarinatura generale e ci sono stati feedback positivi, quindi sono contento che... Mm-hmm. Thank you.
non gioco uno Yagura da boh, 2 mesi tipo. Sto facendo tutt'altra cosa. Però tu apri quasi sempre con nell'ala di torre, sempre, quindi No, in realtà c'è stato nelle ultime partite che stavo provando a fare proprio freestyle, nel senso senza neanche pensare a un castello, partire proprio come mi porta il vento. E devo dire, sono venute fuori delle partite molto avvincenti. Però allo stesso tempo è anche un po' difficile da giocare.